Schumit nella biografia di Sarkozy dice, specifica il fatto che insomma chiesero specificatamente a Silvio Berlusconi, chiesero le dimissioni, chiesero la testa di Silvio Berlusconi. È di cattivo gusto, sì, però non me la sento di difendere Berlusconi quando i figli investono in Germania, ok? Non lo so, quando hanno cioè alla fine i figli sono dei falliti, non so. Non ho opinioni. Il debito italiano era andato al 6% di rendimento, però adesso siamo al 4,5%, non siamo lontani. Questa cosa viene sottovalutata. Entreremo in una recessione, una crisi devastante, anche perché ho fatto la spesa oggi, ho speso più di 80 euro, non ho comprato nulla, quindi non lo so, adesso la borsa è più 66, ma un cacchio. E non so, io faccio cronaca, faccio notizia, faccio audience e auditel, non lo so, ti dico semplicemente che Sarkozy chiese, e te l'ascolta, come abbiamo fatto con Papandreou, sì, è una cosa dolorosa, però dobbiamo sacrificarti, devi andare a dimetterti nelle mani del capo dello Stato, cosa che effettivamente Berlusconi fece. Quindi voglio dire, questo gli diamo atto, nel senso, ha fatto bene a dimettersi, no? Berlusconi, quindi questa è una cosa a cui noi dobbiamo essergli grati, a cui noi dobbiamo essergli riconoscenti, a cui noi dobbiamo rendere grazie, dire grazie, ok? Questo è il primo punto. Il resto faccio decidere a voi, perché sinceramente non posso esprimere un parere, anche perché sarebbe di cattivo gusto esprimere un parere davanti a una persona che non c'è più. Esprimere un giudizio davanti a una persona è sempre sbagliato.